È una domanda a cui mi è difficile rispondere perché il mio lavoro è metodico, si svolge tutti i giorni in una maniera simile al lavoro di un operaio, dalla mattina alla sera, e i raggiungimenti dei successi, chiamiamoli, sono progressivi e paralleli. Allora, quello che a me interessa, il mio eventuale successo, è che tutto il sistema delle mie teorie e in conseguenza anche delle mie immagini funzioni nella sua globalità, mettendo in relazione gli uni progetti con gli altri progetti. E questo, casomai, è il mio eventuale successo. Se poi dovessi trovare un paio di soggetti precisi, quelli che sono diventati più noti, forse anche per certe motivazioni che poi possiamo anche spiegare, uno di questi è la poltrona di Proust, che cominciai nel 1978, è un progetto che tuttora continua, e questo a livello di oggetto. In questo momento in cui c'è stata un enorme allargamento della qualità media del design in tutto il mondo, c'è però contemporaneamente una involuzione formalistica dovuta al fatto che così tanto design portato a trasformarsi in oggetti ha perso densità del pensiero, è diventato estremamente superficiale, è diventato una forma di styling merceologico, senso più negativo che si può dare alla parola merce, e pertanto sono molto critico nei confronti del design contemporaneo, perché mi sembra che questa superficializzazione dell'approccio rende critico e troppo tecnologizzato il mondo degli oggetti, perché poi, siccome non si sa a quali veri contenuti umanistici appoggiarsi, o anche addirittura li si rifiutano, si induce nell'ipertecnologismo che si è preso come miraggio, come utopia, come fine, è una cosa pericolosissima. Come ho detto prima, il mio lavoro è molto metodico, cioè io in un certo senso passo la vita a studiare e a cercare, per cui faccio un lavoro labirintico, in un certo senso a freddo. Naturalmente c'è di mezzo anche il sentimento e il culto, cioè sono dedicato a trasformare in immagini dei miei pensieri, e pertanto c'è una specie di ping pong tra l'intuito e la ragione. Certe cose sono frutto, per esempio, dell'analisi della società, altre sono frutto di innamoramenti storici. A un certo punto ho lavorato sui mobili egiziani, per cui certo che una serie di cose sono intuitive, ma dopo tutto l'insieme di questo lavoro, che